Nel corso della settimana mondiale del glaucoma, anche a Caltanissetta è stata dedicata una giornata alla prevenzione. Screening gratuiti sono stati effettuati infatti in piazza Falcone e Borsellino dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17 all'interno dell'unità mobile oftalmica. L'iniziativa è stata promossa dalla sezione provinciale dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e dall'IAPB Italia Onlus, Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità. L'importante è fare prevenzione perché il glaucoma è una malattia silente, quindi non ci si accorge di avere questa malattia e quindi la prevenzione è importante perché facendo lo screening chiaramente si va a misurare la pressione dell'occhio e da lì se la pressione è alta c'è un campanellino di allarme e quindi da lì scattano tanti altri controlli per poi poter vedere se la persona ha il glaucoma oppure no. Grazie all'IAPB in collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi siamo sempre noi a fare la prevenzione, quindi teniamo alla salute degli occhi. L'iniziativa si svolge a qualche settimana di distanza dalla giornata nazionale del Braille e anche la sezione Nissena dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti ha celebrato questa ricorrenza. Di recente abbiamo anche celebrato la giornata del Braille, che è il 21 febbraio, quella a livello nazionale, poi noi l'abbiamo fatta ieri in una scuola a Santa Caterina. Lì praticamente una nostra bambina, siamo andati a scuola, abbiamo mostrato tutte le tavolette, tutte le attrezzature tiflodidattiche che si usano per i non vedenti.